E bentornati sul mio canale, ne approfitto anche per farvi gli auguri. Oggi è 1° gennaio, quindi buon anno nuovo. E per iniziare alla grande quest'anno, noi andremo a preparare oggi la ricetta segreta del Crispy Mac Bacon. Me l'avete chiesto in tanti, quindi oggi andremo a provare a ricrearlo. Oggi c'erano i Winter's Day con l'offerta, mi hanno dato anche un Sunday. C'è un capello. Questo me lo schiatto in corpo un attimo prima di registrare, perché altrimenti si scioglie e pare brutto. Comunque, per ricrearlo, prima cosa andiamo a vedere come è composto, perché dobbiamo copiarlo almeno nell'aspetto il più possibile. Andiamo a vedere come è composto questo paninazzo. È piccolo e schifoso. Allora, vediamo, c'è proprio una puzza di... Che cos'è? Bacon. C'è poi un hamburger sottile come la sottiletta. Dopodiché c'è una specie di fetta di cheddar mezza sciolta con un altro hamburgerino. E poi c'è sopra la salsa con il resto del panino. È molto semplice. Molto semplice questo panino. Praticamente non ha quasi niente, è mezzo vuoto. La cosa più difficile da fare è la salsa. Noi lo riportiamo qui perché dopo dovremmo confrontarli. E magicamente sono apparsi tutti gli ingredienti. Più della metà di questi serviranno solo per fare la salsina. Ho preso 200 grammi di carne perché gli hamburger devono essere belli sottili sottili, stile quelli di McDonald's. Una bella pancetta, il paninazzo, il cheddar e vari aromi. Quindi iniziamo a fare la salsa, appunto. Allora inizieremo la base della nostra salsa con maionese, senape e concentrato di pomodoro, che andremo a mettere proprio alla base. All'interno di questa andremo a sbriciolare delle fettine croccanti di bacon che ho già fritto cotto. Guarda, diventano tipo delle patatine, si spezzano con le mani. Opla, ben croccantine. Le maciniamo all'interno della nostra salsina. Queste daranno quel sapore di carne, ma anche di affumicato, di salato. Infatti non dovremo aggiungere sale. Eccole qui. Le sbricioliamo all'interno. Dovremo aggiungere poi un cetriolino, che andiamo a tagliare così alla bella e meglio. Tanto dovremo frullare il tutto con il mixer. Vai cetriolino. Allo stesso modo una cipollina sempre sott'aceto, un cipollotto sott'aceto che dà quel dolce e sempre quel sapore di aceto. A questo punto dovremo aggiungere all'incirca un cucchiaino di aglio in polvere e mezzo cucchiaino di paprika affumicata. Prendiamo adesso il nostro mini peppe e andiamo a frullare tutto. E così la nostra salsa è pronta. Ha un buon odore, sa molto a pancetta, un bello odore di pancetta. Oh, ed eccola qui! Guardate che bella, come è venuta bene. Ricorda la salsa di McDonald's? Assaggiamo, proviamo un po' questa polina. Proprio buono. Sento pure i pezzettini di pancetta croccante all'interno, buonissima. Veramente buona. Allora, adesso ci andiamo a condire la carne. Sono semplicemente 200 grammi di carne di bovino. Ci aggiungiamo un pizzico di sale e uno di pepe. Semplicemente dividiamo l'impasto in due parti uguali e lo schiacciamo ben bene tra le mani. Dobbiamo fare proprio una sottiletta di carne. Ecco, così bello sottile. Allo stesso modo facciamo con l'altro. Come prima cosa, una volta ottenuti anche gli hamburgerini, ci andiamo però a tostare, a friggere, diciamo, il nostro bacon, la nostra pancetta. Facciamo scorrere bene tutto il grasso, tutto l'olio. E stesso in questa ci andiamo a tostare un po' il nostro pane. Quando la cottura è quasi terminata, su un hamburger ci mettiamo una nostra fetta di bacon e lo copriamo con il cheddar. Mentre sull'altro aggiungiamo solo il cheddar senza pancetta. Ok, gli hamburger sono cotti, anche la pancetta, il cheddar è stato messo sopra, dobbiamo andare a comporre il nostro panino. Andremo a mettere sulla base una razione della nostra salsa e lo stesso anche sulla copertura del pane. Dopodiché ci andiamo a mettere il nostro
bacon restante, la seconda fetta di bacon che non abbiamo aggiunto all'hamburger, il primo hamburger, quello col bacon incorporato nel cheddar, e poi il secondo hamburger, quello con solo formaggio. Dopodiché lo chiudiamo. Oppla! Ed eccolo qui, guardate che splendore. Oh, oh, adesso non ci resta che fare il confronto. Vediamo un attimo. Già vedo, cioè venite a vedere, avvicinati. Facciamo il confronto dei due panini. Questo è decisamente più bello, logicamente. Tagliamo a metà i due per vedere come sono all'interno. Questo è quello fatto da me. È bello. Vediamo quello fatto da McDonald's. Un confronto. Diciamo c'è un po' di differenza. Anche se ho provato a fare gli hamburger piccoli e sottili, i miei sono venuti comunque grandi. Sono belli, eh? Comunque, proviamo, assaggiamo prima quello di McDonald's. Oh, è buono. Anche se come panino di McDonald's, io preferisco il Big Mac. Proviamo adesso il mio, che proprio sta esplodendo di salsa e formaggio. Vediamo il sapore, proviamo il sapore. Vabbè, niente da dire, è meglio, la carne è più succosa, logicamente perché c'è più salsa, la carne è migliore, è fatta cuocere diversamente, è più doppio l'hamburger, c'è più salsa, c'è più formaggio, c'è più pancetta. Una versione nettamente migliore, è un super mega hyper crispy Mac Bacon. Anche la salsa fatta da me, devo dire che è migliore di quella di McDonald's, questo lo posso dire. Comunque riprovate a farlo, provate la mia ricetta della salsa, provate a rifare questo panino e fatemi sapere com'è venuto, mandatemi un direct su Instagram, curioso come The Zapper, con la foto, e mi fate vedere il prodotto finale, logicamente vi rispondo. Se li avete persi andate a rivedere tutti i video di questa serie in cui ripropongo i piatti di alcune serie TV, di alcuni cartoni animati, dove ho rifatto gli spaghetti taco di iCarly, il polpettone tacchino salon pizza dei Thunderman, il Krabby Patty di SpongeBob. Andate a rivederle, cercate tra tutti i video di questa playlist di cucina. Vi saluto e voi fatemi sapere comunque quale altro piatto magari vorrete che io vada a ricreare. E noi ci rivediamo al prossimo video, che è venerdì con il video horror.